Merendine sì o merendine no? Allora, il concetto di merendina l'abbiamo noi un pochino trasceso. Cioè la merendina è uno snack, metà mattina, metà pomeriggio. Se la merendina, la piccola merenda, è fatta bene, un po' come la prima colazione, va benissimo, perché aiuta a sostenere la prestazione mentale del bambino, quindi la memoria, quindi la capacità di rispondere ai quesiti della scuola. La raccomandazione è quella di seguire la stessa degli altri alimenti, degli altri pasti, quindi che siano ricche di quei carboidrati a lento assorbimento, che ci siano anche dei grassi che possono venire dai latticini, dal latte e dai derivati, e che ci siano anche alimenti comunque di facile digeribilità relativamente al contenuto, allo scarso contenuto in sodio o in zuccheri semplici, che sembrano facili da digerire, ma poi alla lunga appesantiscono le prestazioni del bambino, lo espone a un più veloce senso di fame ancora. Come ci dobbiamo comportare con le merendine industriali? Le merendine industriali possono essere incluse in una dieta dove alla fine il bilancio, la somma algebrica non cambia dei fabbisogni. Quindi non bisogna eccedere, non bisogna dare l'abitudine al bambino. Le merendine industriali, se ci si pensa, possono essere replicabili con prodotti analoghi fatti in casa, perché il pane marmellate, il pane con un velo di creme spalmabile, eccetera, ripete la composizione, però il bambino lo vede fatto in casa.